Freud il vero messaggio che voleva lanciare è quello di non aspettare che tutto questo pacchetto diventi legge, ma di aprire, liberare, come si dice in gergo, i dati della pubblica amministrazione subito. E per un motivo semplicissimo, il discorso anche a livello europeo sull'open data è partito sulla base della trasparenza, magari più che altro. Adesso, anche forse con la crisi, si è spostato anche sullo sviluppo economico, perché ci si è reso conto che appunto 140 miliardi di euro, oggi come oggi, con interventi a costo quasi zero, tra le altre cose, insomma, non è una cosa da poco. Per cui l'invito era questo, insomma, ad approfittare del nuovo oro di questi dati pubblici, e approfittarne tutti, perché ce n'è per le pubbliche amministrazioni che possono ottimizzare il modo di fare politica e di pianificare interventi, ce n'è per gli imprenditori perché nascono start-up, ma non solo sulle applicazioni magari dure pure per l'utilizzo dei dati, però magari anche se uno vuole fare un investimento senza andare da Urisco e commissionare una ricerca, può farsi un'idea su, non lo so, la demografia, l'accesso di una determinata località. Immagino, vuoi aprire un albergo, una piscina, un centro di riabilitazione, qualunque cosa. E i giornalisti, ovviamente, nonché i cittadini. Un mercato delle informazioni del settore pubblico, 140 miliardi nell'Europa 27, per la quale nel suo discorso diceva che ad oggi all'anno il mercato delle informazioni pubbliche genera 32 miliardi di euro, che con l'adozione del pacchetto potrebbero diventare subito 70, come da due ad oggi. La strategia si articola, diciamo, su quattro punti chiave. C'è una comunicazione che è sull'open data, che è proprio parte integrante della strategia 2020 del 2020 dell'Unione Europea, che quindi riconosce e individua, diciamo, i dati come motore di innovazione, di crescita, di sviluppo socio-economico. E a cascata quindi c'è la proposta di revisione della direttiva vecchia, la proposta di revisione anche delle regole che normano la liberazione e l'utilizzo dei dati detenuti dalla stessa Commissione, quindi non dagli Stati membri, e la realizzazione entro il 2012, anche questa, di un portale web europeo che praticamente dovrebbe far confluire lì dentro tutto, diciamo, l'unicum europeo in materia di open data, di chiave. Uno è quello di estendere il campo di applicazione dei dati dell'APA, per cui si includono anche biblioteche, università, musei, quindi ovviamente si allarga, diciamo, il pozzo da cui attingere. Un altro riguarda, in realtà, un aspetto che era già presente nella direttiva vecchia, che riguarda il fatto di limitare il corrispettivo in denaro per avere dalla pubblica amministrazione i dati pubblici ai costi proprio marginali per la riproduzione, quindi non lo so, fotocopie nel caso siano in cartaceo o cose del genere. Questo in realtà era previsto già dalla direttiva precedente. A me sembra che in questa proposta di modifica sia un po' più stringente, perché hanno inserito un ove possibile, salvo in casi eccezionali. Poi, un altro aspetto che è pure interessante è quello di introdurre delle autorità indipendenti che, diciamo, monitorino la corretta attuazione della direttiva. E poi l'ultimo punto è molto interessante, perché, diciamo, si parla forse per la prima volta schiettamente di open data e di raw data, e quindi si fa riferimento al fatto che i dati devono essere resi pubblici, ma anche in un formato che sia machine readable, quindi leggibile dalle macchine, dalle apparecchiature, e che consenta, sia corredato dai metadati relativi, e che consenta quindi l'interoperabilità tra i vari dataset, che è in estrema sintesi quello che sarebbe l'open data e l'int open data. E sempre per recitare la Croes, lei diceva che sostanzialmente quello che si è voluto fare con tutto questo pacchetto è chiedere un cambio di mentalità agli stati membri e a tutti quelli che hanno competenza, diciamo, in materia di informazioni pubbliche. Perché in Italia poi questo cambio riguarda, la Croes si rivolgeva semplicemente alle amministrazioni, agli stati membri. Da noi in realtà gli attori sono almeno due, perché da un lato c'è la pubblica amministrazione, e dall'altro ancora appunto il giornalismo, che non sembra poi voler, cioè, sul quale da giornalismo non attecchisce più di tanto, almeno su quello tradizionale, istituzionale, non so. Da un lato sono le istituzioni, e noi abbiamo pure un portale da qualche mese, dati.gov.it, praticamente ce ne siamo dovuti accorgere che c'è questo portale, perché io non so, magari sono stato distratto io, però non è stato comunicato, non è stato fatto niente, non è un'iniziativa poi di
trasparenza, poteva anche essere, diciamo, lo dico cinicamente, giocata come arma, no? Di propaganda, di comunicazione. Invece è stato fatto passare in assoluta sordina. Stavo riflettendo, nel senso, se effettivamente c'è un progetto dietro dati.gov.it o se è solo un portale, nel senso, hanno fatto una vetrina, l'hanno piazzata lì e poi magari sta agli utenti a arricchirla, a farne qualcosa, però senza effettivamente una partecipazione della PA effettiva, senza un disegno, un progetto anche a lungo termine in tal senso. Sul giornalismo, l'abbiamo detto più volte, latita sostanzialmente.